Extra, tutti i colori dell'attualità, con Claudio Micalizio. Bentornati, bentornati a Extra. È uno dei temi che negli ultimi mesi ha tenuto più banco nel dibattito politico italiano, poi come spesso capita cala il silenzio su dossier che sono anche importanti per il futuro del nostro paese. E allora è giunto il momento di farcela questa domanda, ma a che punto siamo con il PNRR? La copertina di Silvia Corsi. Usando una metafora sportiva, potremmo dire che siamo arrivati al rush finale. Dopo la drammatica tragedia della pandemia, siamo riusciti a raggiungere l'accordo per avere i soldi. Abbiamo intrapreso le riforme che ci sono state chieste e superato tutte le tappe che erano necessarie per confermare i fondi e ottenere gli stanziamenti. Ora però dobbiamo riuscire a spendere bene e soprattutto concludere le opere in tempo. Lo si dice da anni, per l'Italia il PNRR, cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con oltre 200 miliardi di euro tra ...e finanziamenti a fondo perduto, è davvero una grande opportunità per rilanciare il paese e provare anche a correggere inefficienze e arretratezze, ma è anche e soprattutto una corsa ad ostacoli. Per il nostro paese avere soldi ma faticare a spenderli sembra quasi un paradosso, ma è davvero così. Secondo le ultime stime sono in ritardo tre progetti su quattro e in molti casi appare impossibile riuscire a correggere in corsa la situazione per tagliare il nastro entro il 2026. Colpa della burocrazia, si dice in questi casi. Qualcuno Alcuno punta il dito sugli amministratori locali ai quali dicono i critici si è dato troppo potere nella gestione dei dossier e altri invece tirano in ballo funzionari e dipendenti pubblici. Di certo questa corsa contro il tempo per presentare progetti da finanziare e realizzare ha messo in evidenza limiti e lacune della pubblica amministrazione, sotto organico ma anche priva spesso di figure specializzate per progettare opere e interventi che vadano oltre la routine dell'ordinaria amministrazione. E poi ovviamente ci sono i soliti ritardi e le solite inefficienze all'italiana, un mix di problemi che rischia di costarci molto caro. Con noi, ospite in studio, c'è Marco Carlo Magno, che ringrazio, è il segretario generale di FLP. Buonasera intanto e benvenuto. Buonasera e grazie dell'invito. Lo ricordiamo per i nostri ascoltatori: l'FLP è la federazione dei lavoratori pubblici e delle, delle pubbliche eh, funzioni. Stiamo parlando di. Un sindacato che è un punto di riferimento per tutti coloro che fanno parte della pubblica amministrazione. L'osservatorio ideale per fare il punto della situazione. Partiamo dai dati statistici, segretario. Eh, lo sentiva nella copertina che è appena andata in onda. Tre progetti su quattro sarebbero in ritardo tra quelli finanziati con i fondi del PNRR e per i quali a un certo punto bisognerà anche rendere conto no, dello stato di avanzamento dei lavori. Siamo messi così male? Sì, purtroppo sì, eh, il dato è corretto, tre eh, ri, progetti su quattro sono in ritardo, ma c'è un dato ancora ulteriore da, da evidenziare, che eh, in pratica dei 45,5 miliardi spesi, 26,7 sono stati assorbiti solo dai crediti d'imposta. Quindi per capirci, eh, non sono progetti di investimento, non sono progetti che produrranno ritorni. Eh, che si dovranno consentire su un PNRR che con la rimodulazione passato da 191 miliardi e 5 a 194,3 eh, dovremo restituire oltre i due terzi di queste somme, quindi queste per poter essere restituite devono generare investimenti, non mera spesa, perché la spesa ovviamente affidando eh, o a crediti d'imposto, a Industria 4.0, Oppure eh, incentivi a ricerca, eh, molto spesso, appunto, non genera ritorni. Cioè, noi abbiamo spese eh, invece di pensare a investimenti. Quindi, questi corsi contro il tempo genera molta preoccupazione. D'altronde, il quarto rapporto eh, semestrale del governo al Parlamento, eh, che è stato approvato nella cabina di regia con regioni e enti locali. Uh, dice che il, il, il contatore si è attestato a 45,65 miliardi, che essendo però 42 miliardi con, si è depurati dai piani per capirci uh, rimodulati. Uh, e uh, l'evidenza è che la spesa nel pubblica, uh, nelle opere pubbliche, per capirci, della pubblica amministrazione è ferma all'11%, quindi vuol dire che l'89% delle uscite. Dovrà avvenire capisci, tra quest'anno e i prossimi due. Questo è veramente un grave problema, soprattutto alla luce del problema che manca personale competente nelle pubbliche amministrazioni. E non basta commissariare tutto al centro, perché i progetti vanno realizzati soprattutto negli enti locali, vanno realizzati soprattutto nelle pubbliche amministrazioni dove mancano le competenze. Pensi che. Come rilevato dalla Corte dei Conti, mancano 65.000 tecnici solamente negli enti locali. Ed è chiaro che una qualunque struttura commissariale centrata in Roma non risolverà il problema, perché continuano a mancare 65.000 tecnici che dovranno attuare questi progetti sul territorio. Eh, tra l'altro, questo è un dato che eh, sicuramente fa riflettere. Eh, diceva questo rapporto al quale lei faceva riferimento: abbiamo un sacco di persone che hanno una cultura giuridica anche nelle pubbliche amministrazioni locali, ma non abbiamo ingegneri, non abbiamo progettisti. E la domanda è: ma non è che questo è un paese. Che vive ormai con l'ansia, del contenzioso, con l'ansia del, del problema dettato dalla burocrazia e eh, rischia invece di non investire su delle figure professionali che sono poi in grado anche di dare slancio alla creatività e alla progettualità? Che meriterebbe? Il problema serio è che noi abbiamo, scontiamo, 20 anni di di assunzioni scontiamo l'assenza totale di formazione, voglio dire, nella pubblica amministrazione. Pensare che il, recentemente lo stesso ministro Zangrillo ha dichiarato che appena è arrivato lui c'erano quattro ore all'anno di media di formazione, quasi tutte assorbite dalle forze dell'ordine, perché ovviamente, voglio dire, se assumi delle forze dell'ordine devi fargli un minimo di formazione, voglio dire, prima di poterli mettere in servizio. Ecco, la mancata programmazione, la mancata assunzione, il mancato investimento, voglio dire, su quelli che è il, la leva fondamentale per il nostro Paese. Perché si bloccano stile dalle amministrazioni locali, ma avere la mancanza assoluta di eh, competenze, eh, che non basta assumere semplicemente l'ingegnere, occorre che se tutti i modelli infrastrutturali, quindi tutti i modelli di, nel settore, eh, si, si basano sulle modalità BIM. No, il Building Information Modeling. Tu devi assumere delle persone che abbiano quelle competenze e sono soprattutto giovani. Perché anche per il PNRR noi abbiamo assunto temporanei, quindi come precari, persone che hanno una media di 62 anni. Un ingegnere oggettivamente con 62 anni difficilmente avrà studiato la modalità BIM e difficilmente avrà anche la voglia di imparare quel settore. Pensi che cosa poi possa voler dire sul settore dell'innovazione digitale o dell'innovazione? Della intelligenza artificiale che è praticamente è di competenza no, soprattutto di giovani che siano usciti formati eh, in, questi, in questi anni dal, dal, da, da università di corsi da formazione anche perché l'intelligenza artificiale è in divenire voglio dire è un qualche cosa che il tempo nostro di apprendimento è superiore all'obsolescenza della tecnologia quindi occorre un'informazione continua occorre avere un progetto, un progetto di investimento sulla formazione, sulla qualità dei servizi che dobbiamo erogare. Ci aiuti però a capire, segretario, eh, lei ovviamente è, è una, rappresenta un sindacato che tradizionalmente mm. fa emergere le criticità, ma anche le soluzioni no, da proporre come alternativa. Mm. Questi errori nascono da un... Come dire, una concezione sbagliata a livello centrale, dovrebbero essere gli enti locali che dovrebbero eh, valutare meglio quali figure andare a ricercare, al di là del problema del turnover, del blocco delle assunzioni, che è stato un macigno per tanti anni in questo paese. Cioè, chi è che dovrebbe poi dare le indicazioni di chi andare ad assumere per la pubblica amministrazione? Occorre una strategia a livello nazionale, ma questa strategia a livello nazionale nell'imporre noi nell abbiamo ne chiesto più volte al ministro Zangrillo, fare il ministro delle pubbliche amministrazioni vuol dire traghettare un, um, tante, perché le pubbliche amministrazioni non è una, sono tante pubbliche amministrazioni no, a livello locale, comuni, ASL, eh, clienti. Praghettarle verso il futuro, da un sistema feudale. Purtroppo oggi il sistema è feudale con i feudatari, no? vassalli, valvassori, valvassini. Si pensa più alle, alla, alla, alle questioni, mettiamola così, locali, no? anche nei termini delle assunzioni. Noi dobbiamo invece definire che cosa serve e fare un progetto di assunzioni serio su quelle che sono le competenze che serviranno con regole trasparenti, con regole che si basino appunto su competenze di quello che sarà la pubblica amministrazione. Vede, noi non riusciamo, abbiamo 250.000 precari nelle scuole, no? quando sappiamo benissimo che non è che c'è un risparmio, è perché gli insegnanti, vuol dire, sono coperti da supplenti. Basterebbe invece fare dei concorsi seri, farli programmati su quello che è il pensionamento, su quello che è il fabbisogno, anche alla luce dell'andamento demografico, no? che è in, in forte calo purtroppo in Italia. E programmare dei concorsi su quelle che sono le competenze, non solo quelle attuali, ma anche quelle del futuro. Io se devo assumere anche in determinate amministrazioni, non mi servono più funzionari o personale che sia in grado di mettere no, eh, il faldone sopra gli scaffali. Oggi mi serve qualcuno che sappia utilizzare innovazione digitale. Oggi nel settore della giustizia il processo è telematico, quindi mi occorre sapere come smistare, voglio dire, anche tutta una serie di eh, atti che sono viceversa estremamente burocratizzati. Pensi allo smistamento delle mail, no? Noi al, all'Inps è stato avviato un progetto che ha consentito, a fronte dei 6 milioni di tech che arrivano all'Inps, utilizzando l'intelligenza artificiale, si è riusciti a smistare automaticamente. Tenga presente che solo questo ha impiegato e ha liberato 40.000 ore di lavoro, poter quindi personale che può essere utilizzato in altre attività e di servizi, e noi ne abbiamo bisogno tanto di servizi da parte di una pubblica amministrazione che continua a dire purtroppo è in ritardo sul soddisfare i bisogni del, 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 dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, ma soprattutto invece non solo dovrebbe soddisfare i bisogni e sarebbe già tanto, ma dovrebbe essere proattiva. Dovrebbe essere proprio eh, tesa a fornire servizi, a informare il cittadino, le famiglie e le imprese sulle opportunità, perché queste serve per rilanciare il Paese, questo serve per farci essere competitivi, farci essere competitivi aumentando la produttività. E si parla sempre che l'Italia è agli ultimi tossi della produttività, ma non dimentichiamo che la produttività dipende proprio dall'organizzazione del lavoro e quindi da parte delle amministrazioni pubbliche, ma anche dalle troppe piccole e micro imprese che esistono in Italia, che ovviamente senza un piano di sostegno anche da parte del governo non riescono a investire né in ricerca né in modelli organizzativi diversi. E competere ancora, voglio dire, sul si è sempre fatto così, questo mantra va sradicato radicalmente, altrimenti siamo destinati, non c'è futuro. Assolutamente, anche perché lei ci ha dato sì, alcuni spunti ci che la... ci fanno capire come approcciando con un'ottica eh, costruttiva e eh, scevra da tutta una serie di pregiudizi, anche storici, il problema della riorganizzazione del lavoro si può, grazie per esempio alla tecnologia, liberare personale che altrimenti sarebbe destinato banalmente a passare Al setaccio le mail che arrivano a un istituto importante come l'Inps. Cioè rendiamoci, rendiamoci conto di come davvero. poi no, eh, Uno si lamenta dei ritardi, ma è evidente che una disorganizzazione può eh, giocare un ruolo negativo. Abbiamo soltanto eh, 40 secondi, eh, Segretario. Le faccio un'ultima domanda: perché eh, vede, ehm, spesso la, la politica. Affida gli slogan la soluzione dei problemi. C'è stato un tema sul quale si è molto discusso negli ultimi ultime settimane, che è l'abolizione del reatto di abuso d'ufficio. Io non so se sia una buona o una cattiva idea, però si è detto in questo modo, vedrete che non ci saranno più ritardi nel varo degli appalti, i cantieri procederanno spediti, perché ovviamente gli amministratori avranno meno paure a firmare dei, dei documenti, dei progetti per i quali rischiano civilmente e penalmente. Secondo lei è davvero così, lei che è stata la parte lavoratori? Purtroppo non è così, eh, è, è, un, è un palliativo che non serve assolutamente a risolvere il problema, il problema è rendere eh, attività certe, no, voglio dire sapere un bravo amministratore deve sapere esattamente che cosa può fare, come può procedere e procedere soprattutto nell'ambito di una sburocratizzazione. Noi creiamo cavilli, creiamo tutta una serie di di norme che sono estremamente complesse. Noi dobbiamo semplificare. Semplificare vuol dire semplificare per il cittadino, semplificare per l'amministratore, avere certezza, certezza su quello che può fare, perché altrimenti si possono anche realizzare le cose con i controlli a posteriori. No? Abbiamo visto anche sul PNRR, c'è cioè, tutto il problema della Corte dei Conti. Non dimentichiamoci che ci sono i controlli poi a posteriori da parte della Corte dei Conti, ma soprattutto sul PNRR poi ci saranno i controlli da parte dell'Unione Europea che non ci farà sconti da questo punto di vista. Quindi io penso che la gestione della pubblica amministrazione debba essere fatta sempre secondo quel principio no, dell'articolo 98 della nostra Carta Costituzionale al servizio dei cittadini. Possiamo semplificare tante cose. Bene, io mi concentrerei su quello, mi concentrerei su come realizzare per bene e in maniera produttiva le cose. Affidare eh, estremamente... In maniera generale, che non hai più responsabilità e puoi fare quello che vuoi, ebbene, in una pubblica amministrazione che deve essere al servizio dei cittadini, delle imprese e delle famiglie, può essere un pericolo, voglio dire, di aumentare quel potere feudale no, locale, e che non viene fatto molto spesso più per una questione di, di interessi no, politici locali e non nell'interesse dei cittadini, delle aziende e delle famiglie, che dovremmo tutelare. È stato chiarissimo. Io ringrazio Marco Carlo Magno, segretario generale della Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche. Davvero grazie per essere stato con noi. Le auguriamo un buon proseguimento. Grazie a lei, sempre un piacere venire in questa trasmissione così precisa e puntuale. Grazie, grazie anche per queste parole che estendo a tutto lo staff. Noi ci fermiamo qui. Adesso ci sono gli altri programmi di Radio Roma Television. Grazie anche a voi, naturalmente, per averci seguito. Appuntamento a domani. Extra, tutti i colori dell'attualità, con Claudio Micalizio.